Ve la immaginate una moto così, con 168 cavalli che avete, che potete usare come volete? Comunque parliamo prima di tutto di questo motore ben compatto, e in realtà la moto è stata costruita intorno a questo motore, e poi con questo scarico fatto così a esca de squalo, con queste quattro uscite che ricorda lo scarico della Zonda, ragazzi. Poi abbiamo questi freni Brembo che a mio parere frenano di più del mio Panigale, non è uno scherzo. Poi abbiamo queste gomme che sono del 240, che quando si va in cambio direzione, ragazzi, è una goduria. E poi l'albero controruotante che ti permette di portare via praticamente tutta l'inerzia delle curve, quindi sei molto più agile a destra e poi a sinistra. Hanno detto che questa moto ha un problemino del calore, a mio parere io non l'ho trovato questo problema. Grazie a queste prese d'aria, che l'aria entra da qua e poi esci tutta da là, che ti porta via tutto il calore per me verso il basso. Poi abbiamo, oh che bellezza, la possibilità di cambiare tra quattro mappe, 1, 2 e 3. In più, in ogni mappa di queste, ragazzi, ci si può entrare dentro il menu e poi fare tutte le modifiche a seconda delle guide delle proprie persone, che poi ovviamente quando avete la possibilità l'andrete a provare, magari loro vi spiegano tutto. Ragazzi, una cosa molto importante: ci sarebbe anche la possibilità di andare a provare questa moto. Se volete andarla a provare, potete andare da Uno Moto in via Cattini Sud 63-65 a Carpi. Fate il nome del Ducatista e se c'è la possibilità ve la fanno provare. E ci troviamo su strada per poter testare come va questo mezzo super super imbestialito. Così vediamo se riusciamo a grattare o non riusciremo a grattare con questo Diavel V4. Ragazzi, vi do un consiglio: se vi capita di provare questa moto, prima di aprire il gas tutto, tenetevi ben saldi a questi due manubri, perché altrimenti vi trovate delle brutte sorprese. Mamma mia, che moto, mio amore. Ma sono molto molto bella. Ecco, un ammiratore. Grazie. Eh sì, ragazzi, ci stanno 20 litri. Altro consiglio che vi posso dare è avere sempre dietro un fazzoletto per togliere tutti questi fuscellini qua, che purtroppo non arriva solo l'aria. Se fosse il problema solo l'aria, sarebbe il top. Il problema è che nell'aria ci sono questi fuscellini che sono di kamikaze, ragazzi, vogliono morire. Ma perché? Io dico, mettiamo delle strisce pedonali per questi moscerini, li distruiamo, così anche che stanno qua a svolazzare in mezzo alla strada, cioè stanno in disparte, e poi li facciamo passare. Non c'è bisogno che tutti, cioè guarda, cioè, se mi dovessero fare un processo andrei dentro a vita. Voglio vedere un po' come si comporta nelle curve. Ovviamente adesso abbiamo le gomme fredde, ma queste sono strade mai fatte prima. Ho sentito dire che questa moto è molto fisica da guidare. A me mi sembra che la moto faccia tutto da sola. Che quando mi trovo in un'inclinazione o un'altra, cambi già la consistenza del cambio.
cose le puoi fare con una super sportiva, ma tranquillamente. Scusatemi ragazzi, non sono il mio solito, ma avendo una strada che non ho mai fatto prima, capire anche che sono un po' di frane. Ah sì ragazzuoli, si gratta, dovevo cambiare un po' posizione, ma si può grattare anche con i chiavelli, anche tanto bene. C'è veramente poco da dire, che questa non è una cruise, ma per me è una moto sportiva a tutti gli effetti. Poi ovviamente qua, da quello che so, i cavalli sono stati tirati giù, perché in realtà lo stesso motore è quello che può erogare fino a 215 cavalli più o meno. Ovviamente quando vai a frenare sembra che si fermi proprio tutta bilanciata e non si scompone la moto, che è una cosa molto importante per quando si va un po' più spinti, cioè devi lottare tra frenare, tenere dritta la moto, in realtà questo sembra quasi che lo fa da sola. Il motore nulla da dire. E la moto sembra che fa sempre fare quello che gli dice, a volte ti permette di fare quello che vuoi fare prima che pensi di farlo. Guardate ragazzi, io di moto ne ho provate tante, non è che perché la sto provando voglio che voi la andiate a comprare o meno, perché comunque lo sapete, però uno compra una moto per divertirsi e per me questa è una moto che ti dà tante possibilità di divertirti. In realtà sono le 6:51, non le 5:51, perché un'ora indietro, per quello che vedete che la fute è vuota. Adesso iniziamo ad andare giù, c'è l'uomo. Wow, ciao futa. La situazione di Muscerini, non so se riuscite a vederli nello specchietto. Oggi è la terza volta che pulisco il casco, ma niente. Poi volevo sottolineare una cosa importantissima. Oggi ho fatto 400 barra qualcosa di chilometri e non sono stanco. Questa è una cosa da sottolineare. Di solito quando usi una moto, dopo un tot di chilometri sei disfatto. In realtà sono carico, pimpante, come se fossero i primi chilometri che sto facendo. Se non fosse per il buio, ne avrei fatti altri. Detto questo ragazzi, se il video vi è piaciuto potete iscrivervi al mio canale. In più, se volete, potete lasciare o un commento o un mi piace se vi fa piacere. Se invece avete dei consigli da darmi, ragazzi, sono molto ben accetti. Ciao amici di Ducatista, grattiamo o non grattiamo? Ciao a tutti!